a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Vincent FPV. Prima di iniziare, come al solito, vi chiedo solamente tre cose: iscrivetevi al canale, lasciatemi un like in modo da supportare il mio canale e accendete la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video. Allora, come ho detto già l'altra volta, è tanto che sono lontano dal mondo dell'FPV per motivi personali, non sto qui a indicarli. Diciamo che sto ricominciando piano piano ad entrare a rientrare in questo mondo dell'FPV che a me è tanto caro. Ma detto questo, iniziamo. Tempo fa un ragazzo mi ha mandato un messaggio tramite il canale YouTube dicendo che trovava difficoltà a smontare la vite che regge praticamente la campana dei motori. Adesso andiamo a vedere un attimino come si fa e come semplificare la cosa. Eccoci qui ragazzi, allora iniziamo a rispondere all'amico. Allora, per prima cosa, questi sono dei motori da long range, sono della Brother Hobby e come TORS usiamo la classica. Allora ragazzi, che fare? La prima cosa da fare è, se avete un saldatore, quello portatile che si compra in tutti i negozi di hobbistica, lo accendiamo e lo portiamo a una temperatura, non dico altissima, una temperatura che riesca a scaldare appoggiando la punta del saldatore sulla nostra vite. Anche perché quando compriamo i motori nuovi all'interno c'è una sorta di colla che evita tramite le vibrazioni la fuoriuscita della nostra vite. Detto questo, accendiamo il riscaldatore, lo appoggiamo all'interno del buchetto della vite, aspettiamo che si riscalda per bene e una volta che è riscaldato per bene andremo a montare la nostra vite. Adesso io non la sto a svitare tutta. Una volta che è svitata, andremo con l'aiuto di qualcosa a levare la campana. E questo è il tutto, diciamo. Se vogliamo essere più precisi, la TORS, eccola qua, che uso io, è da 2 mm. Però ogni motore ha una grandezza della sua vitarella. Vi fate un piccolo pacchetto di TORS. Io preferisco usare quelle che compro ai negozi di hobbistica perché sono buone. Una volta che vi siete fatti questo pacchetto di TORS, andrete a vedere qual è la grandezza e svitate la vite. L'importante è la prima volta che svitate la vite, dato che all'interno, come ho già detto, c'è una sorta di colla di come si chiama, perché tanti mi hanno un attimino ripreso per come definisco io le cose. Ad esempio un video dove dicevo come pulire all'interno la campana quando andiamo a volare nelle cave. C'è stato qualcuno che mi ha ripreso un attimino su come parlavo, su come definivo la colla e tutto quanto. Io parlo così, spero che comunque si capisca, perché alla fine, ragazzi, la fine è riuscire a fare la cosa. Niente ragazzi, questo era un mini video per rispondere a questo ragazzo, spero che sia stato comprensibile. E a breve rilascerò qualche altro video di prove dei miei droni che ho fatto e dovrò pidarli di nuovo perché ho ricominciato tutto da capo, dovrò ripidarli, ho 2 long range da provare, insomma abbiamo tante cose in pasto. Detto questo ragazzi, vi rinnovo l'iscrizione al canale e come al solito lasciatemi un bel like, lasciate i vostri commenti, positivi o negativi, non c'è problema, io li metto, e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Un saluto dal vostro Vincent, bye, alla prossima!